varia da soggetto a soggetto. Di base però, se l'obiettivo principale è l'aumento della forza, consiglierei di assumerla in dosi equivalenti prima e dopo l'allenamento. Se invece l'obiettivo principale è l'aumento della massa muscolare, consiglierei di assumere un'unica dose immediatamente dopo l'allenamento, sempre con una buona idratazione, totalizzando poi un buon introito idrico durante tutto l'arco della giornata. Va bene! Allora, avete sentito? Cioè, io dico... Poi dicono, madonna, sono senza parole, non riesco neanche a spiegare. Mi dicono, ma perché vai a dissare le persone? Fatti i cazzi tuoi, gli altri non vengono a romperti i coglioni. Ma se io dico una cagata e uno mi viene a rompere i coglioni, ci sta anche, lo posso anche comprendere. Non sto dicendo che io cagate non ne dico, comunque non voglio tergiversare. Cioè, mi cade la palpebra me cade! Donde sta lo straniero? Andavamos a matar! E il compagno... Come cazzo si fa a dire ste cose? Dove sta il discorso? Allora, se uno millanta su se stesso e racconta delle balle, è un discorso. Uno è consapevole di quello che fa, lo fa apposta. Sta dicendo delle cazzate o vuole millantare qualcosa che non ha fatto o lo esagera, ne è consapevole, sono anche cazzi suoi, e la gente lo prende anche per quello che è. Non so se riesco a spiegarmi, ma quando uno dice le cose senza la consapevolezza, cioè probabilmente questo signore qua, avete visto Mirko Fila si chiama, dice le cose, primo vi ho risparmiato, attenzione, andiamo per punti, vi ho risparmiato la parte dove spiega cos'è la creatina, perché si vede che va a spartito, legge o si ricorda uno spartito che ha studiato precedentemente, probabilmente preso da Wikipedia, che non c'è niente di male, però non parla come faccio io per esperienza diretta, parla perché ha letto, punto. Questo non è proprio il massimo, ma diamo per buono che comunque è un'informazione corretta, che va bene, che si può dare. L'altra parte, cioè la parte che vi ho fatto sentire, è inenarrabile, perché stiamo parlando di una cosa che va per, cioè che agisce, non, veramente sono scandalizzato, agisce nel cronico, cioè non è che se tu l'assumi prima, dopo, con due assunzioni, con una, cambia la situazione. Se poi tu mi dici, io lo prendo così perché l'effetto placebo mi fa stare più tranquillo, va bene, ma è un effetto placebo. Sei consapevole che è un tuo modo illusorio, se vogliamo chiamarlo così, per riuscire a ottenere un risultato più da un punto di vista mentale che fisico migliore. E allora tutto torna. Ma dire che agisce fisicamente in quel modo, e cioè se lo prendi prima, se lo prendi dopo con due assunzioni, in un modo lavora per la massa e nell'altro lavora per l'ipertrofia, è una cagata mostruosa. Non si può dire una cosa del genere. Poi, lo so, lo capisco, non sto rosicando, non è invidia. Poi vedo, c'ha 948 commenti, gente bravo, così si fa, insegnaci, sei sempre al top, sei il migliore. Va bene, probabilmente è anche un personal trainer sul campo, non lo so, dico così, magari anche capace, chi lo mette in dubbio? Non è che sto dicendo che è un pirla che non capisce un cazzo, sto dicendo che sulla creatina sicuramente non ci siamo, e non voglio essere cattivo, non ci siamo. La creatina agisce nel cronico, e dopo circa un mese, poi è soggettivo, che comincia tra il mese e 40 giorni, poi c'è già chi dopo due settimane comincia a sentire l'effetto, chi dopo... Però così funziona. E non esiste che puoi prendere la creatina per fare la massa o per fare la forza. Ma cosa stiamo dicendo? Quello reagisce in funzione allo stimolo allenante e alimentare. Ma non è la creatina che agisce in tal modo, o per la massa o per la forza, in funzione di come, quando, dove, perché l'assumiamo. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questa è la differenza tra chi è 40 anni nel settore e chi no, perché io ho avuto modo di vedere negli anni, non perché sono un figo, ma perché sono passati tantissimi anni, e anche un ignorante, se la vogliamo mettere giù così, cruda, dura, nuda e cattiva, impara, se non è proprio un cretino. Quindi fossi anche l'ultimo degli scemi,
con così tanti anni dietro le spalle, impari per forza a capire cosa devi consigliare ai tuoi assistiti. Non so se mi spiego. Ecco dove la fa la differenza, l'esperienza, cazzo. Ed io ho visto persone che con 20 grammi di creatina, 30 grammi di creatina al giorno, non avevano miglioramenti. Come ho già spiegato in altri video, sul 30% della popolazione mondiale la creatina non fa o fa poco e niente. È un dato di fatto. Prima cosa. Seconda cosa, tutto vero quello che dice, che io non vi ho mostrato, perché parte il tempo, ma sono tutte cose scontate che si sanno, che la creatina funziona per la reintegrazione proteica, che l'idratazione, che... però poi bisogna entrare nel dettaglio. Come assumerla? Quanta acqua per quanti grammi? Come fare il carico? Si può fare in un modo, si può fare nell'altro? Per quanto tempo? E poi vabbè, la cosa che ha detto è assurda, quindi non voglio dilungarmi ulteriormente sul fatto della massa, la forza, due volte al giorno, se la prendi prima, dopo, quello che consiglio. Non diciamo cagate, sono stronzate inenarrabili. La creatina funziona nel cronico. Uno, non si può fare distinzione tra massa e forza in funzione dei dosaggi e di come e quando assumerla. Seconda cosa. Terza cosa, caro il mio ragazzo, informati. Non puoi dire queste stramberie così, perché poi la gente c'è anche il rischio che ci crede. Ora, tu devi vendere i tuoi prodotti, non lo so, per chi lavori, per chi non lavori, ma per carità, ci mancherebbe altro. Però di le cose come stanno, perché questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e lo ribadirò fino alla morte. Adesso avrò tutti i suoi sostenitori che diventeranno i miei detrattori, che a me non me ne frega un beato cazzo di niente, o meglio, osservate alla vostra destra, osservate alla vostra sinistra, osservate dietro, osservate davanti, la vastità del che cazzo me ne frega di quello che voi potete sostenere, perché secondo voi è un figo, perché è uno che capisce, perché vi ha seguito, ripeto, magari come persona, non lo so, magari anche bravo da un punto di vista tecnico applicato all'allenamento, magari anche alla dieta, non dico di no. Se tanto mi dà tanto ascoltando quello che dice sulla creatina, credo che sull'integrazione non sia questo mostro di bravura. Questa è l'impressione che io ho avuto. Ditemi voi cosa ne pensate. Poi, so già che ci saranno quelli, ma guarda che io ho seguito il suo consiglio e devo dire che ho trovato la differenza, faccio più pesi, divento più grosso, divento più forte in funzione di quello che mi ha detto lui, dei consigli che io ho ricevuto. Magari che ci sia una sorta di effetto placebo dietro, c'è posta, lo possiamo mettere dentro nel pacchetto del ragionamento. Comunque, detto questo, saluto, mi sembra giusto, saluto dalla provincia delle Marche, non mi ha scritto da dove, Antonio Luccio, un mio nuovo assistito. Infatti la prima battuta che mi è venuta: Luccio come il pesce, giustamente mi ha detto che palle, fa da quando sono nato, faccio 27 anni, sono 27 anni che sento sempre la stessa battuta, c'ha ragione anche lui. Un saluto ad Antonio Luccio, fa piacere che è venuto a far parte della grande famiglia del Coppa, tutte le cagate che si dicono per pubblicizzare il coaching, no? Va bene. Quello che posso dire è che i miei assistiti sono tutti contenti del lavoro che gli fornisco, li seguo adeguatamente e questo per me è una grande soddisfazione. Poi, ma i pochi iscritti, ma chi se ne frega, sto bene così, sono un vecchietto, bello tosto però, signore, Dai! Io dico sempre che chi si prende troppo sul serio, secondo me, sbaglia. Però è un'opinione. Non è detto che sia giusta o corretta nell'assoluto la mia opinione. Rimane la mia opinione. Ragazzi, non seguite il consiglio sulla creatina che questo signore vi propina, perché non è vero. Non funziona così. La creatina monoidrata è la creatina più studiata in assoluto. Continuano a apparirmi sul video le notifiche, che palle, e quindi ci sono degli studi scientifici che confermano quello che sto dicendo io. You know? Alla prossima.